Con l'avvicinarsi del periodo pasquale è da sempre tradizione che il parroco del proprio quartiere venga a visitare le famiglie benedicendo le abitazioni e chi ci vive quotidianamente. Quest'anno la diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola, nell'ottica dello scorso anno, ha deciso che ogni parroco dovrà fare anche questa volta diversamente, pur celebrando il tempo di Quaresima che nel 2020 è mancato per colpa del lockdown. Non possiamo andare per mettere a rischio e la vita delle persone che incontriamo e poi farci noi stessi eventualmente contagiatori di altre persone, quindi la visita casa per casa non sarà possibile. Al vaglio della diocesi ci sono diverse ipotesi per poter rispettare questo momento sentito dai fedeli e dalle famiglie. Che non si perda l'incontro con la famiglia, con le persone, nelle relazioni che questa pandemia purtroppo sta offendendo, forse è il male grande di non poterci abbracciare e insieme sostenerci. Allora pensare alternative, certamente la Chiesa può ospitarci tutti, quindi potrebbero esserci durante la Quaresima delle celebrazioni in ricordo del battesimo con la benedizione dell'acqua benedetta e coloro che vengono, familiari, persone, prendono l'acqua benedetta e seguendo uno schema, come è possibile fare, benedicono la loro famiglia. Altre volte si può anche pensare, nel momento in cui ci siano anziani o famiglie nuove, per esempio anche a un patto di responsabilità tra la singola famiglia e il sacerdote, però credo che siano poche le situazioni che eventualmente possono essere ovviati in questo modo. Credo che non dobbiamo perdere di vista questa occasione che abbiamo per essere vicini alle famiglie, e questo io credo che dobbiamo aprirci un po' alla creatività di ogni parrocchia. E questo veramente le nostre comunità si stanno radunando, anche le parrocchie, perché poi ogni parroco possa, in base al territorio che visita, poter offrire ai parrocchiani delle precise indicazioni. Confermate tutte le celebrazioni nel tempo di Quaresima, pur rispettando per ogni parrocchia le dovute distanze e accorgimenti per contrastare il virus. Le celebrazioni ci saranno, come del resto alcune volte io leggo sui giornali, no, che non si possono fare i matrimoni, che non si possono fare i funerali. No, la Chiesa è sicura, perché come dice Papa Francesco, solo insieme riusciremo a sorpassare questo momento. Quindi guai a noi se ci ritiriamo nel privato per paura. Quindi con le dovute attenzioni non dimentichiamo che la Chiesa è luogo sano in cui si può pregare, ci si può incontrare nel rispetto di quelle che sono le norme di tutti. Anche altre realtà delle diocesi e arcidiocesi del nostro territorio stanno adottando soluzioni per poter vivere la Quaresima in modo sicuro e che presto verranno comunicate in via ufficiale.